Permettetemi di leggere un messaggio per la Eccellenza Ambassadora. Querida, estimada Ambassadora Isabel Celà, permettetemi espressarle il más sincero e profondo agradecimento a usted e a suo eccellente equipo e altissima istituzione spagnola che rappresenta de manera tanto elegante e efficace. Es para nosotros motivo de grande honor y privilegio ser hospedados en esta maravillosa legación diplomática, que tan dignamente presiede. Gracias, señora ambassadora. L'istituzione accademica, per avere un impatto trasformativo, ha bisogno di una rete e oggi, come nell'ultimo anno, la sua ospitalità, gentile ambasciatrice, ci dà la possibilità di avere di fronte una rete di multipli stakeholder che sono certamente individuati come il nostro target. Il target di una comunicazione professionale, una comunicazione basata su contenuti informati, tecnici, scientifici, come quelli che abbiamo visto oggi. E per questo ringrazio tutti i coordinatori dei tavoli, tutti gli esperti che sono intervenuti e che hanno prodotto certamente un risultato che ovviamente non è fine a se stesso e l'impegno di Sapienza e di Culture SRL è quello di implementare e disseminare questi contenuti che io trovo molto informativi e interessanti e sfido a trovarne di migliori nella comunicazione di massa. Ecco perché insieme a Culture SRL, il team e al management di un progetto di terza missione di Sapienza Roma Technopole che ho l'onore di coordinare, ci impegniamo da oggi a fare una comunicazione professionale di questi contenuti per raggiungere tutti i target che non sono solo le istituzioni, ma immagino soprattutto la società, i pazienti e ad esempio gli individui di grande età, ad esempio, che immagino abbiano un grosso piacere a leggere di queste possibilità che vanno oltre la salute, vanno nel benessere. E quindi l'impegno nostro per l'implementazione è quello di creare deliverable che potrebbero andare su riviste divulgative come Sapienza Medica, abbiamo già un accordo, o anche su riviste scientifiche, perché no, ci sono riviste scientifiche sul medical device dove potremmo creare dei special issue e come ha detto già Felicia Pellagalli, la comunicazione di massa e mass media sono già stati contattati per la disseminazione. Pertanto, come sempre succede, e questo l'ho imparato nelle mie attività di networking, il giorno della tavola rotonda è il giorno probabilmente meno faticoso, ma il lavoro inizia da oggi per i prossimi mesi.